Sol amici, ma oggi Sol è decisamente fuori tema. Quindi vi dico ciao e benvenuti nel mio canale. Io sono Adanai e oggi, al contrario di come è abitudine vedere in questo canale, vedremo un altro gioco che non tratta dei Sims. Questo gioco si chiama Arrival. Non so, probabilmente lo conoscerete già, magari qualcuno invece non l'ha mai sentito nominare. Comunque è un gioco molto bello, secondo me, è un platform. Fatto da Coldwood, è un marchio però ovviamente di Electronic Arts, è emozionale come gioco e tratta di ricordi. Mi sembrava carina l'idea di giocare insieme a voi e mostrarvelo. Magari qualcuno potrebbe anche poi trovare interessante provare a sua volta questo gioco, che secondo me merita. Io ho provato solo il primo pezzo, il primo stadio, diciamo così. Devo andare avanti, ora ripartirò da capo per farlo vedere anche a voi. Se non vi interessano le cose extra The Sims, magari me lo dite nei commenti, non tediarci con questa cosa extra, non ci interessa e io continuerò a giocarci da sola. Però se invece vi fa piacere vedere anche un mondo diverso da The Sims, ecco, questo può essere una buona occasione. Quindi oggi non parliamo il Simlish, ma parliamo questa lingua fatta di emozioni e direi di cominciare. Nuova partita, confermi sì. Si gioca con la tastiera questo gioco. Io che l'ho sul computer, c'è anche per la PlayStation, se non sbaglio. Questa è la intro e me la godrei anche in silenzio. E abbiamo notato questa anziana signora che sembra comunque soffrire un po' di solitudine e sembra vivere anche dei ricordi, da come guarda le foto, da come aggiusta il quadretto, dal sospiro. La grafica secondo me è molto bella. E dalla cesta per fare la maglia cade questo gomitolo rosso che diventa questo micetto che è il nostro protagonista, siamo noi. E andiamo, iniziamo l'avventura perché qui siamo già in game. Qui troviamo un album di foto che però non si vedono, quindi ricordi sbiaditi, ricordi perduti. E l'obiettivo di questo gioco qual è? Recuperare i ricordi della signora. E noi andiamo. Quindi trovo che il tema sia veramente molto bello, è delicato come gioco. E qui troviamo una foto, Cardi ed Erbacce. E proviamo a ritrovare i ricordi che riguardano questa foto. E troviamo una foto con una donna, un uomo e due bimbi. E alla fine questa donna sola, probabilmente la donna anziana che ora è salita su per le scale. Non so, devo vederlo con voi, non lo so, ma immagino. Cioè l'ambientazione è molto bella, la musica è fantastica. E noi abbiamo questo. Oh, c'è una farfallina. Se teniamo premuto control, lui cammina. Invece normalmente lui corre. Qui c'è un'altra farfalla che lo spaventa. È tenerissimo questo gioco. Ragazzi, io ve lo consiglio. E qui c'è un'altra farfalla. Potremmo provare. Ma no, non ce l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo presa la farfallina. Vedete che lui via via che camminiamo si disfa, è il filo di lana che resta comunque sempre appeso, legato da qualche parte, piano piano finisce e quindi abbiamo bisogno di più corda, di più filo e per farlo facciamo così, tiriamo giù la meridiana e andiamo a rinfoltire il nostro filo rosso. Ovviamente durante l'arco del gameplay troviamo anche altri gomitoli. Olè, ce l'abbiamo fatta, siamo saliti. Io avendoci già giocato i tasti un pochino li ho imparati.
e ci avevo giocato proprio con questa intenzione. Premendo S e mantenendola ci arrampichiamo sul filo. È bellissimo, io lo trovo tenerissimo questo amicetto. Olè, ce l'abbiamo fatta. E via. Molto alla Tarzan questo delle liane. Qui troviamo questo, chiamiamolo ologramma, fatto di luci. È probabilmente un ricordo che lui cattura. Ne abbiamo catturato il primo ricordo, ragazzi, è andata bene. Qui ci si può arrampicare. Aspetta però perché non mi ricordo. No, non c'è niente qua. Perché insomma a questo livello ci sono dei segreti da trovare. Io li avevo trovati tutti. Oh, ho sbagliato tasto, perdon. Li avevo trovati tutti e vorrei ritrovarli di nuovo. No, non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Ok, allora riproviamo di nuovo. Parliamo più di un corsa, magari. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci rinfoltiamo un secondo col filo. Oh, cavolo. Aspetta, vediamo un secondo se qui c'è qualcosa. No, niente. Niente, non c'è niente. Che non mi ricordo ora di preciso dove erano tutti i segreti, quindi devo un po' rigirottolare. Poi comunque mi fa piacere rifarlo con voi, un po' come se effettivamente. Allora, tiriamo un po' di filo più possibile e poi premiamo invio per legarlo. E qua uguale. E ora noi ci possiamo saltare sopra. Premendo giù, vedete che lo usa come slancio, come trampolino e ci possiamo catapultare nel livello superiore. Tiro il filo, che qui filo bisogna sempre. Anche ho notato che a volte si tende da solo, a volte però invece resta mincio, mettiamola così. Aspetta, io voglio un secondo scendere. Scendiamo giù con calma, perché forse era qui un segreto. Vedete, eccolo là, è là. L'abbiamo preso. Quindi a questo punto risaliamo, tenendo premuto S. Eccoci qua. Il segreto lo abbiamo preso e adesso possiamo andare avanti. No, 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 ferma, attento. Portalo, la voglio la mela perché ci servirà. Buttala giù, perfetto. Ok, ci arrampichiamo, premiamo invio per legare. Adesso scendiamo un attimo e vai. Sali, sali, sali. Invio. E vai, andiamo da questa parte, riprendiamo altro filo. Andiamo giù. E andiamo con calma perché se no mi muore se cade da così in alto. Qui non cadeva questa. No, cadeva forse dopo. Vabbè, allora scendiamo di qua se di qui non c'è modo. Oh! Ok, filo, filo a noi. Prendiamole queste mele. Me le sposto qui momentaneamente. Prendiamo anche l'altra. E filo. Tira, tira, vai, lega. Ed ecco, vedete che cade.
ci dà il suggerimento, però noi non vogliamo solo questa, io le voglio tutte. Quindi ce le portiamo dietro, questa filata di mele, e voi vedrete a che cavolo servono tutte queste mele. Non è per farci la Macedonia, ma ci serviranno tra poco, ora capirete a cosa ci servono. Perché vedete, io ora che provo a salire, questo si rompe e noi affogheremmo se non avessimo avuto le mele che galleggiano. Quindi ci servono queste mele per questo motivo, per non morire fondamentalmente. Aiuto, 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 sto morta, sono caduta giù. Ragazzi, sono morta. E lo sapevo anche quello che mi aspettava, però, che mi aspettava, però sono morto uguale perché sono scivolata dalla mela. E allora, riprendiamole queste mele. E via, e riportiamoci la nostra catasta di mele. Vai, vai, andate, andate, andate. No, questa perché non ti piace? Vai. Ok, restiamo in questa, fermi, fermi, buoni, buoni. No, 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 no. Dannazione. Ancora è presto. Ah. Cioè, veramente, mi sembra di essere... Ok, fermo, abbiamo trovato uno pseudo-equilibrio. Vai, ora ce la facciamo. Ciao, arrivederci. Una gazza ladra, bellissima. E qui arriviamo in questo portico. Che realtà, ragazze. Quassù non ho ben capito a cosa serve andare. Perché a parte buttare giù questo vaso, non succede nient'altro. Eccomi, scusate l'interruzione, qui non so bene cosa serve. Lui comunque vedete che gli manca il filo, quindi torniamo indietro. E andiamo nella parte sotto, perché qui è fondamentalmente inutile. E tiriamo giù questo cardo, ecco, troviamo il gomitolo per poterci rifornire. Diciamo rifornire, anche se vabbè non è proprio il termine più esatto. Ok, io non salgo subito su questi girasoli, ma vado a vedere cosa c'è in fondo. E questo lo ricordavo. Quindi ci prendiamo il secondo segreto. Ce ne sono 5 in totale, quindi ne mancano 3. Via, uè. E altro filo. E là. Tiriamo giù anche questo cardo, così possiamo sbloccare la bicicletta che tiriamo con noi. Ci serve. E ci serve per questo motivo, per poter passare dal cancello. Olè. E wiii, sopra la bicicletta, veloci come il vento. È cioè, meraviglioso, ragazzi. Ops, ho preso una capocciata, povero cucciolo. Dai, ora qui procede il filo, riprendiamolo. E ora qui c'è da fare un po' i Tarzan della situazione. Qui non c'era niente. Ah sì, lassù, però ci si arriva dopo, mescalandosi. No, ho sbagliato il tasto stavolta, però. Ok, arriviamo in questo
livello. Ops, sono caduta, scusate, dobbiamo fare un po' i Tarzan della situazione. Di, vai, bravissimo, sali, invio, lega. Una volta che ha legato, premiamo l'altro per tenersi, l'altro tasto troppo giù, e iniziamo a oscillare. Oscilla, oscilla, salta di e sali. E di nuovo leghiamo, d'ora in poi sarà tutto molto più semplice perché abbiamo i nostri punti di fatti di filo che ci fanno salire con più semplicità. Ok. Ok, ci siamo, invio. Olle, ci siamo, sali, 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 sali. E premi invio. E ora ragazzi scendiamo di sotto. E andiamo a prendere l'altro segreto. Troppo giù. Oscilliamo un po'. Ok, una volta che abbiamo preso il nostro segreto, mi pare che non ci sia altro, possiamo oscillare e andare altrove. E troviamo un altro ricordo, una bambina sulla casetta sull'albero. E prendiamo anche questo ricordo. Qui c'è un cardo che chiude la strada, tiriamolo giù e andiamo a prenderci un po' di lana che ci serve. Quindi siamo a quota 4 segreti, perfetto, ne manca solamente uno. Oh, piccolo, si è fatto male, adoro sto micetto, è meraviglioso. Alla lega. Poi vai. Leghiamo anche qua. Perfetto, e ora ci andiamo a prendere questo e lo portiamo con noi. Notate il ricciola? È fantastico. Ok, altro cardo. Via, giù. Questo ci servirà come contrappeso, quindi lo lasciamo qui. E via verso l'infinito ed oltre. Questo non ho ben capito a cosa serve, perché in realtà per andare di là ci basta fare oscillare questo nel modo corretto. Lè. Non c'è niente sotto la gomma, sopra lo pneumatico che avevo già guardato. Ed arriviamo in questa serra. E prendiamo il nostro filo e scendiamo. Qui c'è una cassettina che, come possiamo notare, si può utilizzare. Leghiamo qui, tiriamo un po' di filo e lega. Andiamo qui. Ok, tirati il filo e lega e andiamo a prendere la nostra cassettina. Il gioco è intuitivo, nel senso non ti dà spiegazioni su quello che devi fare, non ci sono obiettivi precisi, non ti dice vai, guarda, ora vai a destra, trova questo, trova quello. È un po' intuizione, però comunque è semplice da capire. Ok, andiamo qua, che qua c'era l'altro segreto. Ops! E ci catapulta fuori dalla serra. Cadiamo per fortuna in questo bel letto di foglie. E abbiamo finito il primo livello. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, che questo gioco vi piaccia, secondo me è straordinario. Nella sua semplicità, perché è un gioco molto semplice, però effettivamente è emozionante. Quindi abbiamo fatto la prima serie di ricordi, quello di Cardi ed Erbacce, e lui adesso rilascia i ricordi nell'album di foto. Cioè, è molto bella la grafica. Cardi ed Erbacce, com'era bello tutto ciò, quando era ancora completamente nuovo, e com'è bello ancora. Ecco,
nonostante il tempo l'abbia trasformato. E vediamo i bimbi che corrono verso la casetta rossa. E mi sbaglio, questo è il patio dove c'era la sedia a sdra. Sì, questo è il patio. È bello perché ogni cosa comunque l'abbiamo vissuta nel gioco. Scusate, mi ho sbagliato il tasto. Vedete la casetta sull'albero, l'abbiamo vista, abbiamo raccolto il ricordo di lei. Il coso della sabbia. I girasoli, il copertone da altalena, le farfalle, i cardi, la serra, tutto ricollegato ed è veramente molto bello. E qui ci saranno i ricordi dell'altro livello, che però vedremo insieme la prossima volta. Io mi auguro che vi sia piaciuto questo video, anche se è un extra The Sims. Se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciatemi anche il vostro parere, sia positivo che negativo, è ovviamente accettato qualsiasi cosa. E vi invito come al solito a iscrivervi al canale per essere aggiornati su ogni novità. E la prossima volta torneremo con The Sims, precisamente con la sfida dell'eredità. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, a presto, ciao!